Una volta le ginocchia di Gesù non ce la fanno e cedono. Cade ancora? Sì, per la terza volta. Gesù è lì steso a terra col volto nella polvere. In tutta fretta ho cercato di arrivare fino a lui. Ero lì, vicinissimo, e ho visto il suo volto e quel pungente casco di spine sul capo. Cos'è successo dopo? Uno dei soldati si è chinato e gli ha dato una mano a rialzarsi. Come le altre volte, Gesù ha ripreso il cammino. Chissà perché gli uomini si credono grandi quando stanno in alto. Io, la vera forza, la vedo in questo Gesù, a terra, che si rialza sempre. Bruco, immagino che la terza caduta Gesù l'abbia fatta poco distante da qui. Proprio così. Mancavano pochi passi per raggiungere questo punto. E giunto qui, cosa gli è capitato? Quando arrivai quassù, con un gran fiatone, andai a nascondermi dietro un cespuglio. Vidi i soldati spogliare Gesù. Presero le sue vesti e ne fecero quattro parti, una per ciascun soldato. Però non divisero la tunica. Perché? La tunica era senza cuciture, tessuta tutta ad un pezzo da cima a fondo. Li sentii dire tra loro: «Non stracciamola, ma tiriamo a sorte a chi tocca». E così fecero.